Radio 21 Aprile Web by Quid Melius Roma. Buon pomeriggio a tutte e a tutti voi. Oggi Radio 21 Aprile Web Visual è in versione bianco e nero perché, come forse vedrete, sto registrando di notte e non sapevo proprio come gestire la luce per questa breve introduzione alle quattro chiacchiere con Silvia Fiorelli, account Instagram @RomanInRome, che oggi, venerdì 30 ottobre, ci porta nell'orto monastico che si trova all'interno del complesso della Basilica di San Paolo fuori le mura. Come ci dirà meglio Silvia, questo orto è normalmente chiuso al pubblico, viene aperto solo in occasioni straordinarie come quella a cui ha potuto partecipare la nostra amica partecipando a una visita guidata organizzata dal FAI. Le immagini che vedrete dunque non sono ahimè mie, perché io a quella visita non ho potuto partecipare, e sono infatti tratte da YouTube e dalla pagina Facebook dell'Abbazia di San Paolo fuori le mura, come ho indicato nel video. Le immagini del chiostro sono invece le mie. Quanto alla Basilica di San Paolo fuori le mura, la parte che si può normalmente visitare, vedrete presto la puntata dedicata. Ora vi lascio al racconto di Silvia. Mi raccomando, i like, i commenti se fosse possibile sulla pagina Facebook e l'iscrizione al nostro canale YouTube per non perdere neppure un video di Radio 21 Aprile Web Visual. Ciao, state bene per favore. A prestissimo e dai, che ce la famo. Ciao a tutti amici viaggiatori, siete nella rubrica Quo Vadis di Radio 21 Aprile Web, un'idea per ispirare i vostri programmi di viaggio. In questo weekend in cui le giornate fredde invernali non hanno ancora preso il sopravvento, spiccano fra tutte le iniziative annuali del FAI, Fondo Ambiente Italiano, che regala al pubblico visite guidate in luoghi solitamente chiusi e condotte dai loro volontari. La lista, come al solito, è molto ricca. La visita all'orto monastico della Basilica di San Paolo fuori le mura attira subito la mia attenzione ed è quella che mi spinge a prenotare in men che non si dica. Per visitare l'orto monastico si accede al numero 186 di via Ostiense, che è appunto l'ingresso del monastero dei Benedettini, che conserva, fra le altre cose, un'importante collezione di epigrafi cristiane dell'antica basilica. I monaci dell'ordine di San Benedetto vivono qui fin dall'VIII secolo e sono loro i custodi del luogo di sepoltura dell'apostolo Paolo. Il monastero, così come la basilica, non appartengono allo Stato italiano, ma alla Santa Sede e quindi godono di una speciale legislazione. L'ingresso ad un orto così speciale si manifesta sin da subito. La prospettiva attraverso archi fioriti e pergole rampicanti trasporta l'avventore in una dimensione quasi ultraterrena. Cosa vi ricorda questo luogo? Chiede in quel momento la nostra guida. La risposta: il giardino dell'Eden. Eh sì, perché l'idea è proprio quella lì. Qui è stato ricreato un grande giardino nel quale si coltivano molte erbe ed alberi che sono citati nella Bibbia. La scelta delle erbe e degli alberi deve assolvere a delle funzioni che possono essere decorative, alimentari e curative. Del resto, San Benedetto nella sua regola affermava: degli infermi si deve avere cura prima di tutto e al di sopra di tutto, cosicché si serva a loro come a Cristo in persona. E mentre mi guardo attorno con queste suggestioni, tra tante meraviglie trovo un grande cedro libanese, l'olivo, la palma, il fico, il melograno e mi viene in mente lo splendido e celeberrimo doppio dipinto di Adamo ed Eva di Lucas Cranach, attualmente agli Uffizi.
Mi sembra come di vederli questi Adamo ed Eva del 1500 animarsi e scendere dalla loro tela a fondo scuro e a piedi nudi per venire ad accoglierci nel loro giardino. Ora, conoscete il giardino dei semplici? Qui se ne trova un esempio. In lingua latina si chiamavano semplices, i rimedi naturali ben conosciuti da arabi, greci, persiani e popoli più orientali che si raccoglievano in spazi dedicati per essere immediatamente disponibili. Del resto, i vegetali sono sempre stati importanti, sin dall'antichità, come cibo, ma anche come medicamento. Certo è che queste conoscenze, prima di essere strutturate e inglobate nella scienza, vennero utilizzate da persone che seguivano dei percorsi, diciamo, non ufficiali, ai quali ci si affidava in caso di estremo bisogno. Chi era più facoltoso poteva rivolgersi ad una sorta di medico, ben vestito e ben pagato, ma nemmeno in questo caso si era al riparo da truffe e danni alla salute. Nel Medioevo si sentì quindi l'esigenza di studiare meglio questi vegetali per uso erboristico e medicale. Gli orti dei semplici vennero allora situati vicino ai laboratori delle università, così da essere usati per scopi didattici. Si iniziarono a compilare i primi erbari, fogli di carta con esemplari di piante essiccate e dove si annotavano man mano tutte le caratteristiche. Negli stessi secoli anche i monasteri iniziarono a dotarsi di orti dei semplici, dove poter coltivare le essenze utili per la farmacia ad uso dei frati e dei pellegrini. Nacquero i primi libri con ricette più sicure e immagini disegnate con dovizia di particolari, copiate e ricopiate da monaci amanuensi. E se vi capiterà di trovarvi davanti ad uno di questi esemplari, come quello conservato nella Biblioteca Nazionale Austriaca, siete davvero fortunati. Ora, tornando al giardino, ci sono esemplari che mi hanno colpito di più di altri, come ad esempio la ginkgo biloba. In Giappone è di solito piantata vicino ai monasteri buddisti. Pensate che questa specie è sopravvissuta ad Hiroshima. La sua foglia è a ventaglio ed è anche molto nota, la troviamo spesso nell'arte giapponese. E poi la pianta del ricino, con i suoi bei frutti rossi, utilizzata per la produzione dell'olio di ricino. Troverete la fitolacca americana, dalla quale si ottiene l'inchiostro. E poi il carrubo. Ecco, una curiosità sul carrubo. Gli arabi notarono che i semi del carrubo hanno tutti lo stesso peso, e cioè un quinto di grammo. Decisero di utilizzarlo come unità di misura dei diamanti. Il carato è pari infatti ad un quinto di grammo. I monaci hanno anche delle arnie dalle quali ottengono il miele che viene venduto nella spezieria del monastero, assolutamente da non perdere all'uscita della visita. Sapete, durante gli scavi di una decina di anni fa, nell'orto monastico sono riaffiorati importanti ritrovamenti relativi alla piccola città fortificata sorta nei pressi del Tevere prima dell'anno 1000. Qui sorse un agglomerato di strutture per accogliere i pellegrini che si recavano a venerare le spoglie di San Paolo. Ora, la visita dell'orto monastico si conclude facendo una sosta nel magnifico chiostro duecentesco del Bassaletto, con i suoi luminosissimi mosaici e colonnine tortili. Beh, se si arriva fin qui non si può non cogliere l'occasione per visitare anche la basilica. Ma, appunto, chi era San Paolo? O piuttosto Paolo di Tarso, nato in Turchia da una famiglia benestante, che iniziò con perseguire i cristiani. Qual è il percorso che portò quest'uomo a Roma? A voi scoprirlo. Chi vi parla è guida turistica ufficiale e questa è la rubrica Quo Vadis per Radio 21 Aprile Web. A presto! Radio 21 Aprile Web, by Quid Melius Roma.